capitoli di coda per il torneo di Indian Wells, signori e signore. Sono state veramente, veramente delle belle settimane in cui abbiamo visto tante belle cose, anche inaspettate, se vogliamo, e abbiamo rivisto anche cose che non vedevamo da tanto tempo, anche non necessariamente a Indian Wells. C'è tanto di cui parlare, quindi mettetevi comodi. A trionfare, come tutti avete visto ieri sera, o meglio, spero che tutti abbiate visto ieri sera, è stato il buon Carlitos Alcaraz. Al termine di un torneo veramente ai limiti della perfezione. Gli unici set persi, peraltro, sono arrivati contro due italiani, uno Matteo Arnaldi, come abbiamo detto nello scorso video, e l'altro contro Jannik Sinner. Sinner che quindi non è riuscito a vincere anche questo torneo e a continuare la propria striscia di vittorie consecutive, ma ha comunque dato bei segnali di continuità. E l'importante per me comunque è che non si riduca a perdere con gente non all'altezza, perché finché perde con i vari Djokovic, Alcaraz, Medvedev, a me andrà sempre bene, con certi limiti ovviamente. E sinceramente perdere contro l'Alcaraz visto in queste settimane ci sta e come, quindi non dobbiamo preoccuparci un granché secondo me. Certo, il secondo e il terzo set non sono stati brillanti, ma era una partita che, a mio modo di vedere, valeva molto di più per lo spagnolo che per l'italiano. Jannik infatti veniva da un inizio anno strepitoso, con slam vinto, 500 in saccoccia, vittorie consecutive, prima posizione nella race e una fine di 2023 eccellente. Sia noi fan che lui ovviamente non potevamo essere più orgogliosi. Per Alcaraz però, come detto già in diversi video passati, la situazione era ben diversa, ragazzi. Lo spagnolo di fatto, dopo il trionfo a Wimbledon a luglio del 2023, non ha più fatto niente, non ha più alzato un trofeo. E l'inizio di quest'anno era praticamente sulla stessa linea. Era chiaro che gli servisse una scossa e in un torneo importante come Indian Wells, dove peraltro doveva difendere il trofeo, le motivazioni, beh, c'erano e dovevano esserci. Fortunatamente, io lo dico con simpatia perché a me Alcaraz sta molto simpatico, ci è riuscito. Non è mancato all'appuntamento e ha dimostrato a tutti quanti di essersi ritrovato. La finale con Medvedev poi, almeno per me, era già in archivio ancora prima di iniziare. Il russo quest'anno di fatto mi ha convinto soltanto nei primi due set contro Sinner a Melbourne, ma per il resto ho sempre avuto la sensazione che facesse fatica con chiunque, che giocasse quasi più a difendere che a offendere. Poi vabbè, chiaro, è il suo stile di gioco che lo porta a essere un po' così, concentrandosi un po' di più sugli scambi lunghi, ma poche volte ho visto vittorie davvero prepotenti. Se poi vediamo i precedenti tra lui e Alcaraz, ci rendiamo conto che in ogni partita c'è sempre stato un solo giocatore in campo. La tendenza di fatto è sempre questa ed è sempre stata questa, perché anche nella semifinale a New York, che è finita in 4-7, beh, cioè praticamente sempre stato solo Medvedev. In tutte le altre occasioni però, eccezion fatta per quella di Wimbledon nel 2021, che per me fa veramente poco testo, lo spagnolo è sempre stato al comando, mostrando come il russo non riesca a gestire bene il suo gioco. Anche ieri infatti ha dovuto cambiare le sue carte in tavola, andando a rispondere a 2 metri dalla linea di fondo anziché a 6 come fa di solito. È quando sei portato ad adattarti all'avversario, perché altrimenti non riesci a contenerlo, che mostri una debolezza. E beh, questa debolezza poi si è vista, perché Alcaraz in finale ha concesso solamente un break in apertura di primo set, che è stato quasi più per confusione che per altro, perché poi il dominio si è visto e come. E poi 21 sono stati i punti in risposta vinti dallo spagnolo nel primo set contro gli 11 di Medvedev. E se qui la finale è stata a senso unico ancora prima del suo inizio, un po' di chilometri più a sud-est, precisamente a Phoenix, la situazione è stata ben diversa. Di fatto a contendersi il titolo 175 in Arizona c'erano Nuno Borges, campione in carica, e il nostro, sorprendentemente il nostro Matteone Berrettini, che hanno dato vita a una finale veramente molto equilibrata. Di fatto, quando a inizio video vi ho detto che in questi giorni abbiamo visto cose che non vedevamo da tanto tempo, mi riferivo ad Alcaraz con un trofeo in mano e poi in secondo luogo a Matteo in una partita di tennis, banalmente. La cosa fantastica è che il romano non si è limitato a fare la comparsata al suo rientro, come avrebbe potuto fare e l'avremmo compreso, ma non ha mollato un centimetro contro nessuno, andando a vincere 3 partite sulle 4 che ha vinto in rimonta. Tra tutti ha anche battuto Arthur Cazot, che è un nuovo protagonista assoluto in questo inizio di anno, in una partita per nulla scontata. Questo ritorno qua mi ha dato molto le vibes di quello che fece a Stoccarda, dove però vinse il torneo. Stavolta però l'epilogo è stato ben diverso, perché a vincere è stato il portoghese. Vuoi per la maggior continuità in campo negli ultimi mesi, vuoi perché aveva già le buone sensazioni dall'anno scorso, si è imposto infatti in 2 set tirati. E Matteo è mancato un pochino nei momenti clou della partita, no? Ma ovviamente dopo 7 mesi, oh, è normale avere bisogno di tempo per riabituarsi, rientrare un po' nel ritmo. E sono sicurissimo che se ne va da Phoenix con un sorrisone. E speriamo veramente che il fisico regga. Ragazzi, il video finisce qua. È stato un pochino più sostanzioso, immagino, rispetto ai video precedenti. Spero che possiate gradire. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, oppure se vi ha fatto proprio cagare. E fatemi sapere a questo punto anche chi è, secondo voi, il favorito per il torneo 1000 di Miami, che comincerà tra pochissimi giorni questa settimana. E infine, cosa ne pensate di Matteo, che sarà in tabellone principale. Questo va ricordato. Quindi niente, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.